Oggi prepariamo un classico della tradizione di Pasqua, la torta al formaggio. Cominciamo! Il nostro impasto è pronto. Prendiamo. Adesso lo copriamo con un canavaccio e lo faremo lievitare per almeno 2 ore. Dopodiché lo cuociamo in forno statico a 200 gradi per 45 minuti. A più tardi. L'impasto è lievitato per 2 ore. L'ho messo in uno stampo, ne dovete usare uno con i bordi alti. E poi l'ho fatto lievitare per un'altra ora. Eccolo qua. Adesso inforniamo a 200 gradi per 45 minuti nella parte bassa del forno. A dopo! La torta al formaggio è pronta, giriamola su un piatto. Un profumo di formaggio meraviglioso, provatela! Se la ricetta vi è piaciuta, mettete il mi piace sulla pagina di Pancia Piena e seguitemi sul mio canale di YouTube. Vi lascio il link sul primo commento. Ciao a tutti e alla prossima ricetta!